Da alcuni anni oramai lavoro soprattutto in modo autonomo e la mia casa è diventata anche il mio ufficio. La mia scrivania attuale è larga 180 cm e profonda 70. Come vedete è divisa in due zone, una che ospita il computer e i vari accessori connessi e un'altra zona che solitamente utilizzo per testare i prodotti e per eseguire riprese dall'alto che poi inserirò nei miei video. Quindi questo punto è nevralgico e da qui svolgo la maggior parte delle mansioni. Dopo molti rimandi ho deciso finalmente di sostituire questa vecchia scrivania con una di nuova generazione. La mia scelta si è orientata verso una scrivania elettrica, per via della possibilità di sollevarla e abbassarla in base alle esigenze. Ad esempio per poter lavorare anche in piedi. Infatti a volte mi capita che la posizione seduta prolungata mi procuri alcuni disagi fisici. So che questo è un problema che riguarda moltissime persone che lavorano seduti alla scrivania per molto tempo. Quindi se vi interessa l'argomento seguite bene il video fino alla fine, dove vi spiegherò anche i motivi per cui ho scelto una determinata azienda e dove vedrete le varie fasi di montaggio della scrivania e il suo funzionamento. Nella descrizione del video vi lascio i link utili ad approfondire ed eventualmente per acquistare. Ti consiglio anche di iscriverti al nostro canale Telegram delle offerte per non perderti nessuna promozione. Ogni giorno selezioniamo i migliori sconti su Amazon in diverse categorie, così puoi risparmiare tempo e denaro. Scansiona il codice o clicca sul link in descrizione. Partiamo subito dall'azienda che ho scelto. Si chiama FlexiSpot e opera in buona parte del mondo con 12 magazzini, di cui uno in Germania, dal quale solitamente spediscono le ordinazioni fatte dall'Italia, ad esempio. È stata una vera e propria rivelazione, non solo per le scrivanie elettriche per le quali questa azienda ha ricevuto anche premi, e ad oggi risultano le migliori, ma per la varietà di prodotti che propone per il comfort in ufficio e non solo. Infatti troviamo anche sedie ergonomiche, vari accessori e addirittura poltrone e letti elettrici. Quindi se volete aumentare il comfort a casa e in ufficio sicuramente è un'ottima azienda da considerare. Ma ora veniamo alla mia esperienza personale. Ho scelto il modello di scrivania elettrica E7, la quale offre grande adattabilità a piani di lavoro da 120 a oltre 200 cm, con profondità da 60 a 80 cm. Ho scelto il modello con la regolazione in altezza compresa fra 58 e 123 cm, in grado di coprire la maggior parte delle esigenze. In più ho fatto realizzare anche il piano di lavoro dalla FlexiSpot, in finitura acero e con dimensioni di 180 x 80 cm, e ho aggiunto alcuni accessori, una multipresa, un cassetto e un portacavi. Questi sono tutti i pacchi arrivati con 3 spedizioni e 3 corrieri differenti. Ho notato subito una grande attenzione nell'imballo per evitare danni ai prodotti durante il trasporto e infatti dopo un controllo accurato tutta la merce è risultata perfetta. Ecco il materiale che ho trovato nel pacco contenente la struttura della scrivania elettrica. Queste sono le gambe con i due motori per regolare l'altezza, in grado di sollevare fino a 120 kg. Ecco anche i comandi che poi vedremo più nel dettaglio. Queste sono le basi con piedi regolabili. Poi abbiamo tutte le viti che servono al montaggio divise in confezioni separate e un libretto di istruzioni in varie lingue fra cui l'italiano. Questa è la prima fase del montaggio, dove ho collegato la struttura estensibile al piano della scrivania. Le istruzioni consigliano di non superare la distanza massima di 20 cm dai bordi laterali, ma non si parla di una distanza minima. Sono presenti anche alcuni prefori a una distanza di circa 10 cm dal bordo, che però ho deciso di ignorare per avere il maggior spazio disponibile sotto la scrivania, estendendo la struttura fino ai limiti del piano. Ora ho montato tutto il resto, con l'unica eccezione della copertura sui cavi, per potervi mostrare i vari collegamenti, molto semplici da realizzare e senza la possibilità di errore. Ed ecco la scrivania montata e in piedi, a cui mancano solo i complementi che fra poco installerò. Anche il piano di lavoro è realizzato con un'alta qualità costruttiva, solido e resistente. Sono contento di aver scelto anche questo componente dalla FlexiSpot. I comandi sono intuitivi e molto comodi. Sono presenti due pulsanti freccia per alzare e abbassare a piacere, con il display che mostra l'altezza in centimetri al bordo inferiore del piano. Troviamo ben 4 tasti per memorizzare altezze preimpostate, 2 tasti numerici e altri 2 con icone grafiche per impostare l'altezza da seduti e quella per il lavoro in piedi. Un sistema comodo e immediato. Qui di fianco abbiamo anche una presa USB per la ricarica.
Portando la scrivania all'altezza massima arriviamo a 123 cm, adatta a far lavorare in piedi persone anche molto alte. Chiaramente la comodità di lavoro è una cosa abbastanza soggettiva. Ad ogni modo, per me che ho un'altezza di 173 cm, ho trovato una misura ideale a circa 105 cm per lavorare in piedi comodo. Vi ricordo che è possibile scegliere la versione che arriva a un'altezza massima di 133 cm, con una minima di 68. In questo caso invece l'altezza minima arriva fino a 58 cm, permettendo ad esempio di adattarsi anche alle esigenze di un bambino o di altro tipo. L'altezza da seduto invece l'ho stabilita a 72,5 cm. Parliamo sempre di altezza al bordo inferiore del piano di lavoro. Visto che nella pratica si utilizza il piano superiore, a queste misure va aggiunto lo spessore del piano, che in questo caso è di 2,5 cm. Alzando la scrivania al massimo abbiamo la possibilità di lavorare al di sotto del piano con molta più comodità, ad esempio per installare accessori come sto facendo ora. Questo è il risultato finale, compreso i vari accessori che ho comprato sempre dalla FlexiSpot, in modo da avere componenti che si integrano perfettamente con la scrivania. Quindi ecco il cassetto, dove posso tenere a portata di mano vari oggetti e strumenti. Qui invece c'è la multipresa che offre un modo comodo e ordinato per avere delle prese a disposizione sulla scrivania, offrendo un sistema di ancoraggio a morsa solido e discreto che non intacca il piano di lavoro. Infine, sotto la scrivania ho installato anche il supporto dove stipare cavi, prese e ciabatte elettriche, che finalmente non avrò più in mezzo alle scatole. Facciamo un esempio pratico. Ad esempio sto lavorando seduto e siccome sento un po' di tensione ai nervi, premo il pulsante preimpostato per il lavoro in piedi e in pochi secondi la scrivania si porta all'altezza ideale. Ora mi voglio sedere nuovamente e senza indugio premo il pulsante per l'altezza da seduti. I motori sono molto silenziosi durante il funzionamento. La minima rumorosità prodotta non mi ha mai dato alcun fastidio. Dopo alcuni giorni di utilizzo posso dirvi che questa scrivania è una vera svolta. La consiglio a tutti coloro che cercano un prodotto del genere e vogliono la comodità di poter impostare l'altezza desiderata in qualsiasi momento. Infine vediamo quanto costa una composizione come quella che ho realizzato. Attualmente c'è un prezzo scontato di 330 euro per la struttura della scrivania, che comprende anche i comandi premium che vi ho fatto vedere. Poi aggiungo il piano in finitura acero da 180x80, il portacavi sotto la scrivania, la multipresa e infine il cassetto in metallo bianco, per un totale di circa 740 euro. Se siete interessati vi ricordo che qui sotto nella descrizione del video vi lascio i link utili ad approfondire ed eventualmente acquistare questa scrivania spettacolare e altri prodotti interessanti della FlexiSpot. Ti consiglio anche di iscriverti al nostro canale Telegram dedicato alle offerte e coupon sconto per i migliori prodotti da Amazon. Potrai ricevere le offerte in tempo reale direttamente sul tuo smartphone. Quindi mi raccomando, non perderti la possibilità di risparmiare acquistando i prodotti che ti piacciono. Scansiona il codice o clicca sul link in descrizione.